come è nata l'idea di questa struttura? È da anni che a Varsi si parla di costruire un centro per ricoverare gli anziani del paese e della zona. Da molti anni, fin da quando alcune famiglie furono costrette a ricoverare in case di riposo, in pianura, i propri familiari per necessità. E fin da allora i nostri varzesi, a dire il vero, intuirono che il problema della terza età, passando gli anni, sarebbe diventato un problema molto importante con l'allungamento progressivo dell'età media della vita. E specialmente nel nostro Oltrepò, che da un'indagine che è stata fatta ultimamente, c'è una concentrazione di anziani superiore di tutta la provincia, con oltre 32.000 anziani superiori ai 65 anni. Quindi fin da allora si parlava appunto di questa grossa necessità, di queste esigenze. Ma io direi che lo spunto è stato dato, e bisogna ricordarlo, dalla signorina Elvira Cortelli, che era la direttrice dell'esattoria consorziale a cui faceva capo il comune di Varsi, il comune di Brallo, Bagnaria, Menconico, Santa Margherita Staffora e Valdiniz, che alla sua morte ha donato a questi comuni tutti i suoi beni appunto per creare una casa di riposo. Successivamente poi nel 74 è uscita una legge regionale che dava un aiuto ai comuni per poter realizzare questi centri, e allora l'amministrazione comunale nel 1978 approvò il progetto di questa casa albergo. In origine, adesso la chiamiamo casa di riposo, poi vi spiegherò anche il motivo di questa casa albergo. In questi anni il progetto è stato riveduto, ridimensionato, siamo arrivati ai giorni nostri, alla vigilia dell'apertura, e posso dire come varzese che noi siamo orgogliosi di aver realizzato una casa per i nostri anziani, una casa, non una casa di riposo qualsiasi, ma penso posso dire con una punta d'orgoglio che è una casa all'avanguardia. Ecco, io effettivamente ho avuto modo di visitarla un attimino prima, è veramente una cosa direi grandiosa. E questa opera grandiosa, quante persone, quanti ospiti sarà la sua capienza, per quanti ospiti, e se questi ospiti saranno tutti autosufficienti o meno? Ecco, la casa attualmente potrà ospitare 42 anziani autosufficienti e 15 anziani non autosufficienti in un repartino protetto. Vi posso dire che questa, la distribuzione, come potremo vedere, è fatta in modo abbastanza razionale. Tutti gli autosufficienti saranno ospitati in mini appartamenti provvisti di servizi, e poi vi dirò di più che, dato appunto, come dicevo prima, questa zona ha un numero di anziani abbastanza elevato, e dato che è carente soprattutto di case per non autosufficienti, noi abbiamo già inoltrato un altro progetto alla Regione per potenziare questa struttura di altri 46 posti per non autosufficienti, che potranno, che una struttura che sarà collegata all'attuale, e nella nuova ci saranno solo le camere, perché i servizi generali sono già tutti stati previsti in queste. Perfetto, adesso prima di entrare vorremmo chiedere, con questa nuova struttura il comune di Varsi apre le porte a nuovi posti di lavoro, pertanto doppiamente opera meritevole. Chiediamo ancora infine, in questa prima parte, quanti saranno gli addetti che troveranno lavoro in questo centro? Ecco, è bene precisare che il comune ha realizzato questo edificio, che l'ha arredato nelle parti essenziali, e alcuni mesi or sono ha costituito un ente morale, un IPA, un Istituto per l'Assistenza e Beneficenza, che è retto da un consiglio di amministrazione di 5 persone elette dal consiglio comunale. Quindi sarà questo consiglio di amministrazione che gestirà poi la casa di riposo. Dal momento che il consiglio di amministrazione
dovrà vivere, diciamo, con le rette, naturalmente dovrà limitare anche le spese, specialmente all'inizio. Per cui inizialmente all'apertura della casa di riposo verranno assunte una quindicina di persone che poi dovrebbero arrivare a 30 a casa completa di ricoverati. Ho capito. A questo punto pensiamo che anche voi, gentili telespettatori, sarete curiosi di visitare questa casa. Pertanto ci spostiamo all'interno. Ci siamo soffermati un attimo prima di entrare, in quanto, favoriti anche da questo meraviglioso sole di gennaio, c'è la parte molto bella dei mini appartamenti che possiamo vedere alle nostre spalle. Ascoltiamo dal signor sindaco come sono strutturati appunto questi mini appartamenti. Sì, siamo al piano superiore che guarda a sud. Sono tutti mini appartamenti, come potete vedere, che hanno l'accesso direttamente all'esterno. In questo posto dovrebbero essere creati dei giardini pensili o dei piccoli orti. All'interno gli appartamenti sono tutti a uno o due letti e in ogni appartamento c'è il servizio completo di vasca, di doccia, di tutti, ecco, tutti gli appartamenti essenziali. Tutti gli appartamenti guardano a sud. Guardano a sud, tranne due che guardano sud-est, ma gli altri guardano tutti a sud. Tutti a sud. E io farei notare una cosa molto bella, difatti vediamo che il nostro cameraman sta riprendendo, farei notare una cosa molto bella, che gli anziani potranno, oltre che affacciarsi verso il sole, potranno affacciarsi anche verso Varzi. Certo, e vedere il nostro paese che è tanto bello. E i nostri campanili. Certo. Perfetto, ci spostiamo pertanto all'interno. Ci troviamo all'interno e stiamo per visitare una cameretta. Sì, questa è una camera a due letti, come vedete è completa di tutto, c'è la parte notte, diciamo, con i due letti, c'è la parte soggiorno col tavolo, non è tavolo da pranzo perché questa è una camera per autosufficienti, per cui gli autosufficienti andranno nella sala pranzo che vedremo dopo, è un tavolo per lettura, un tavolo. Ci sono degli armadi guardaroba molto capaci dove gli ospiti terranno, diciamo, tutti i capi della stagione corrente, perché poi dopo di sotto abbiamo un guardaroba generale dove tutti gli altri capi che porteranno da casa potranno ricoverarli in quel posto. Qui c'è un servizio, ecco, vediamo un servizio completo di un accessorio di vasche da bagno. Ecco, entriamo. Ecco, come vedete c'è abbondanza di maniglie per gli attacchi, si può entrare anche con la carrozzella eventualmente, e quindi penso che sia un appartamento molto molto funzionale. Ecco, usciamo. Ecco, ci troviamo a questo punto? Sì, qui siamo al primo piano e siamo all'entrata del reparto protetto, ossia il reparto per 15 posti di non autosufficienti. Quindi proviamo da questa parte. Ecco, entriamo. Sì. Entriamo, preghiamo di seguirci. Ecco, questo è lo studio del medico. Sì. Del medico che sarà naturalmente responsabile sanitario di tutto il complesso. Non c'è un collegamento con l'ospedale Santissima Annunziata? Sì, un collegamento con l'ospedale Santissima Annunziata tramite un tunnel che si può intravedere da queste parti, naturalmente che potrà servire per esigenze particolari, per ricoveri, mentre naturalmente il complesso, la casa di riposo, ha il proprio medico che sarà responsabile dell'andamento igienico-sanitario. Naturalmente però ogni assistito potrà poi tenere il proprio medico di famiglia e potrà farsi visitare quando lo richiede opportuno. Perfetto, ecco, continuiamo. Proseguiamo. Di qua ci sono servizi e qui è l'ambulatorio medico, che vedete è abbastanza attrezzato di tutto. Molto bene attrezzato. Corrente, è abbastanza luminoso.
siamo. Ecco, e qui ci sono le camere. Ecco, questa parte, questo corridoio sono tutte le camere. Ecco, queste sulla sinistra abbiamo le camere e di fronte ci sono tutti i servizi, c'è il vuotatoio, c'è il lavapadelli, ci sono naturalmente tutti i servizi. Sempre per non autosufficienti. Perché questa è la parte non autosufficiente. Ecco. Ecco, entriamo in questa cameretta. Sì, come vedete le parti non autosufficienti sono camerette naturalmente arredate in modo diverso dalle altre. Notate in particolare che è un arredamento di una ditta specializzata che ha studiato apposta l'arredamento per gli anziani. Vedete che gli spigoli sono tutti spigoli arrotondati. Gli armadi sono armadi attesi per dare la possibilità di fare le pulizie bene anche nelle parti più nascoste. I letti sono letti con rete snodabile che ha 3 o 4 posizioni, i comodini sono comodini che danno la possibilità di pranzare direttamente a letto. Questi tutti con spigoli arrotondati. Ecco, questo ricco reparto rivolge lo sguardo verso il pendice, qui c'è, come avete visto prima, c'è un porticato, no? Dove con le carrozzelle gli anziani possono eventualmente accedere e poi successivamente andare anche nel giardino se avranno appena la possibilità di stare su una carrozzella. E l'importante è che anche da queste camere la torre di Varzi si vede sempre. Sempre. Ci troviamo in questo bellissimo soggiorno, è veramente una cosa stupenda trovarsi in questo soggiorno e direi che è proprio il cuore di tutto il complesso, dovrebbe cioè servire per il ritrovo degli anziani e, come mi diceva prima il signor Tevini, non solo tra di loro, ma è auspicabile che anche la popolazione possa prendere a frequentare questo soggiorno. Vorremmo chiedere alcune cose al signor Tevini. Quale criterio verrà seguito per accettare gli anziani, sia gli autosufficienti che i non autosufficienti? Ecco, io direi questo. Innanzitutto, chi vede questa struttura così bella, così lussuosa, subito pensa che qui possono essere ospitati solo coloro che hanno grandi possibilità. Io invece dico di no, che sarà tutto contrario. Noi daremo naturalmente la possibilità dapprima ai residenti del comune di Varzi e dei comuni limitrofi, e poi eventualmente se ci sono anche, rimangono posti, possibilità anche a gente che non è residente in questa zona. Per quanto riguarda il criterio, niente, noi diciamo prima la priorità ai varzesi e a tutti, perché chi non avrà la possibilità con le proprie forze di sostenere la rete, il comune dovrà naturalmente far fronte, se non ci sono naturalmente dei familiari obbligati. Le rette sono state contenute in prezzi abbastanza modici, raffrontate le rette che si pagano in altre case di riposo. Ecco, si diceva appunto che questo soggiorno è bello e accogliente. Io dicevo che era stato fatto questa struttura, diciamo, un progetto un po' avanzato, perché noi vorremmo convincere i familiari dei residenti a venire a trovare, i familiari degli ospiti, scusate, a venire a trovare i propri parenti qui a qualsiasi ora, quando lo riterranno opportuno. Potranno eventualmente usufruire anche della cucina, dei pasti, tenere compagnia al loro familiare 2 o 3 ore, quando il tempo lo permetterà. E infatti questo ambiente, come vedete, è stato creato anche in quell'ottica. Vedete che ci sono tanti piccoli spazi dove uno si può ritirare, dove eventualmente si può fare anche la partita a carte, ma non solo tra di loro, tra gli ospiti, ma anche con gente esterna. Ecco, a questo proposito chiedo quali prospettive di attività ricreative sono state studiate appunto per poter maggiormente avere questo scambio tra gli ospiti e la popolazione. Sì, siamo agli inizi, noi pensiamo
presto di poter realizzare un qualche cosa come un gioco da bocce, e poi contiamo naturalmente sulla collaborazione degli istituti quali la Prolocco, che possono proporre iniziative per far sentire agli ospiti la vicinanza di tutta la popolazione. Cioè, loro non devono sentirsi emarginati, ma si devono sentire ancora parte viva del tessuto sociale. Ossia, l'anziano noi lo consideriamo non come una persona che venga qua e si debba allontanare per forza dal mondo, ma invece deve continuare a vivere la propria vita in modo dignitoso. Perfetto, a questo punto ci spostiamo verso le altre sale, visiteremo adesso la sala da pranzo, la cucina. Io devo chiedere scusa se ogni tanto si ascoltano dei rumori piuttosto secchi, ma la spiegazione è dovuta al fatto che mancano proprio pochissime ore all'inaugurazione ufficiale, pertanto fervono i preparativi per rendere sempre più accogliente questa struttura, che è già accogliente di per sé. Passiamo pertanto alla sala da pranzo. I rumori che sentiamo ultimamente sono le reverende suore, che è importante dirlo, oltre al personale laico ci saranno queste religiose, che noi abbiamo avuto la fortuna, dato che non se ne trovavano in Italia, di averla avuto la fortuna di trovare dall'India. Sono quattro suore, stanno imparando l'italiano, sono contentissime, sono disponibilissime, noi pensiamo sicuramente che faranno un'opera buona al servizio dei nostri anziani. Sicuramente, anche perché a Varzi le suore mancavano un pochettino, certo, proprio come figura. Certo. A questo proposito io allora direi, prima di passare alla sala da pranzo, sì, di guardare un attimo, perché mi sembra veramente una cosa molto bella. C'è un angolino che sicuramente sarà un po' il... Io vedo già qualche anziano che andrà a prendere un po' di fresco d'estate, perché è un angolino nascosto, ma nello stesso tempo andrà a pregare. Passiamo pertanto alla cappella. Precedentemente abbiamo detto, ci troviamo nella cappella. È piccolina come vedete, però penso che sia abbastanza bellina, un posto di ritrovo, no, abbastanza anche accogliente. E naturalmente noi nel fare questa costruzione abbiamo appunto sempre pensato alle suore, perché sappiamo quanto importante sia la loro presenza nell'assistenza agli anziani, e sappiamo che loro ci tenevano molto a avere un loro posticino dove poter pregare, e pertanto abbiamo costruito questo locale. È da notare che non ci sono porte, per cui liberamente io penso che l'anziano, certo, passerà, darà un saluto a Cristo e uscirà. Mi dicevi prima che sarà inaugurata? Sarà inaugurata sabato, e sarà, questa cappelletta sarà benedetta dal vicario di Tortona, che è Monsignor Meriggi. Perfetto. Ci spostiamo alla sala da pranzo. Ecco, ci troviamo finalmente alla sala da pranzo. Direi che è veramente una sala da pranzo da grande hotel. Possiamo vedere, ci sono delle sedie particolarissime, ottimamente imbottite, e Peppino, dicevi che in questa sala possono venire anche i parenti, certo, a consumare il pasto? Certo, l'intenzione è appunto questa. Adesso ci sono 52 posti, noi ci auguriamo che fra un anno qui si possono servire anche un centinaio di persone, no? Naturalmente augurandoci che, come si diceva prima, che gli amici, i familiari ogni tanto magari vengano qui a tenere compagnia a pranzo ai loro familiari, naturalmente pagando quel che c'è da pagare, certo, così è un motivo così per far sentire a questi ricoverati la presenza quotidiana appunto di qualcuno, di qualche amico, di qualche familiare. Perfetto. Ecco. Da quella parte c'è... Se ci puoi seguire... C'è la cucina. Ecco, questa porta... Che è una cucina... Dunque ci dobbiamo destreggiare in mezzo a questi tavoli. Ecco, e ci portiamo verso la cucina. Attrezzatissima,
questa cucina potremmo dare da mangiare anche a 300 persone, non ci sono problemi. Come vedete, adesso deve essere ancora completata di qualche cosina, comunque c'è il forno a ventilazione, frigoriferi, tavoli, cucine. Poi qui abbiamo un reparto della preparazione delle vivande, c'è il reparto verdure. Perché io cercavo una luce. C'è il reparto verdure, c'è il reparto carne, sentiamoci. Ecco. Ecco, siamo. Ah. C'è la lavastoviglie, questa è la macchina per lavare la verdura. E da questa parte qui c'è la dispensa con gli scaffali e naturalmente il frigorifero. Tutto in acciaio inossidabile. Perché naturalmente le cucine devono essere in acciaio inossidabile per questione di igiene. Di igiene e anche perché dovranno durare fino a quando saremo ospiti noi, certo, di questa casa. Certo. Terra. E noi abbiamo fatto un po' il giro al contrario. Effettivamente dovevamo prima riprendere questa camera che è l'ingresso e poi portarci al terzo piano. Siamo partiti subito dal terzo piano. Questa camera, a me è una camera che piace molto. Cosa serve? È una sala di riunioni, però sarà anche una sala di proiezioni, tant'è che c'è una cabina per proiettare dei film. Ma poi noi ci auguriamo che presto venga un po' il ritrovo un po' di tante manifestazioni che si fanno a Vazzi, ad esempio la festa della terza età, di modo che si farà la festa della terza età insieme agli ospiti e altre tante manifestazioni, sia la Proloquio. Io penso che il consiglio di amministrazione della nuova casa di riposo non abbia problemi a far sì che questa sala qui venga utilizzata il più possibile da tutti gli organismi che pensano di poterla utilizzare, naturalmente per manifestazioni che sono collegate un po' agli anziani. Esatto, e tra l'altro una sala Varzi direi che è proprio molto 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 necessaria. Certo. Che capienza, adesso noi vediamo, sono molte sedie, però prevedo la capienza sia sì, molto superiore a questa. Le sedie sono un'ottantina, però qui sicuramente un 200 persone possono anche essere ospitate. E questo tra poche ore sarà un po' il centro dei discorsi delle autorità. Esatto, noi qui fra poche ore appunto ci saranno le manifestazioni, ci sarà i discorsi da parte dell'autorità, il benvenuto da parte del sindaco. Abbiamo invitato, oltre che tutti i parlamentari della zona, tutti i sindaci della zona, i consiglieri comunali che sono succeduti in questi anni e naturalmente tutta la popolazione. Noi speriamo che tutta la popolazione venga a visitare questa struttura, perché penso che, come avrete visto, ne vale la pena che sia visitata. E io so già comunque che gli alunni delle scuole elementari, sì, hanno già l'appuntamento per l'inaugurazione. Sì. L'ultima cosa che io vorrei chiedere al signor sindaco, e innanzitutto lo ringrazio moltissimo per la sua gentilezza, e vorrei chiedere questo, una battuta. C'è già qualche iscritto? Sì, ci sono diverse richieste. Io penso che nel giro di 2 mesi questa casa sarà sicuramente completa. E pertanto l'inaugurazione, appunto abbiamo detto, è tra poche ore, però quando inizierà presumibilmente a funzionare a pieno ritmo? Subito, io penso che il consiglio di amministrazione della casa di riposo già dalla prossima settimana possa iniziare ad ospitare qualche persona anziana, perché già qui oggigiorno siamo nelle spese, che come vedete le luci e il riscaldamento, quindi il consiglio di amministrazione della casa di riposo avrà necessità di introitare subito la rete, quindi è una cosa che dovrà avvenire abbastanza velocemente. All'inizio si andrà un po' ad agio, perché naturalmente i problemi sono molti, c'è da approvvigionare tutte le derrate alimentari e tutte le varie cose, naturalmente, che le varie incombenze che ci sarà da fare, però io penso che nel giro di un mese già qui, se ci troveremo qui fra un mese, vedremo già un certo movimento. Quindi l'appuntamento sicuramente è per sabato prossimo, per l'inaugurazione ufficiale, e siamo in attesa dell'inaugurazione ufficiale. Sono le prime autorità
vediamo il senatore Giorgio De Giuseppe, vicepresidente del Senato, è in compagnia di Spalli, in compagnia del senatore Giovanni Azzaretti. Vediamo sulla destra il sindaco di Varzi, signor Giuseppe Tevini, e il dottor Carletto Azzaretti, che è presidente dell'ente della Casa di Riposo per Anziani. Ecco che le autorità si avvicinano all'ingresso della Casa di Riposo. Vediamo in primo piano Monsignor Libero Merigi, vicario generale della diocesi di Tortona. Vediamo il senatore Azzaretti, il senatore De Giuseppe, il dottor Maggi, che è il segretario provinciale della Democrazia Cristiana, il sindaco di Varzi, l'arcipriete di Varzi, don Giuseppe De Tommasi, e il dottor Carlo Azzaretti, che è presidente della Casa di Riposo. Del sindaco di Varzi, signor Tevini. Vediamo alla sua destra il dottor Carletto Azzaretti, l'onorevole Campagnoli, alla sua sinistra il senatore Giorgio De Giuseppe e il senatore Azzaretti. Regionali, gli assessori regionali, tutti coloro quali si
sindaci ed amministratori hanno voluto far colonna insieme alla popolazione a questa simpatica manifestazione. Peppino ha già detto tutto del lungo iter che ha avuto questa vicenda, che si è conclusa felicemente oggi, e che naturalmente, come capita abbastanza frequentemente da noi, quando si chiude una porta si apre una finestra sul mondo. Tu oggi sei qui e hai firmato una cambiale in bianco, caro Sarolli, perché mi chiedeva di Giuseppe che assessore avrai all'agricoltura, ma... Termina il suo intervento il senatore Azzaretti e interviene il senatore Giorgio De Giuseppe. Per questa medaglia che mi è stata donata e che io ho accettato e gradito con sentimenti di vivissima gratitudine. Gratitudine perché? Non soltanto per l'accoglienza così amichevole che mi è stata riservata, ma una gratitudine perché ho scoperto come più di 10 anni fa, quando ancora del problema degli anziani non se ne parlava in Italia tanto quanto se ne parla oggi, in questa località, che per voi sarà certamente importante, ma comunque è una delle tante località del nostro paese, già persone sensibili, socialmente aperte ed intelligenti, si ponevano il problema di un'adeguata forma di assistenza per gli anziani. Essere strappati al loro ambiente. Bisogna cercare di creare delle strutture che consentano all'anziano, per quanto è possibile, di continuare a vivere nell'ambiente nel quale l'anziano è sempre vissuto. E bisogna stare attenti per tentare di far sì che il periodo dell'autosufficienza sia il periodo lunghissimo della vita della persona anziana. Prima di tutto perché dobbiamo rispettare la vita quali l'anziano riesce per quanti più anni è possibile a continuare a svolgere il suo ruolo, a partecipare, a sentirsi protagonista, ad avere la gioia di dare il contributo della propria esperienza, della propria capacità, della propria intelligenza, della propria... Siamo all'esterno della casa di riposo, mentre le autorità terminano il loro saluto, la popolazione è appunto in attesa dell'inaugurazione ufficiale. Come il sindaco di Varzi, signor Tevini, ha precisato, l'opera è costata oltre 2 miliardi ed è stata ideata 10 anni fa, quindi già nel 79 erano state iniziate le pratiche per la sua realizzazione. Gli ultimi preparativi prima dell'inaugurazione ufficiale, vediamo, sono davanti al nastro l'arciprete di Varzi, Don Giuseppe De Tommasi, il Monsignor Libero Meriggi, vicario generale della diocesi di Tortona. Salutare tutti.
secondo di esprimere le congratulazioni per tutti i promotori e i benemeriti di quest'opera e in terzo luogo augurare un cammino prospero e felice. Adesso, se mi è consentito, io vorrei personalmente ringraziare il senatore De Giuseppe, il senatore Zaretti e il signor sindaco per le cose che ci hanno detto. Almeno per me sono state belle e interessanti. Quindi ha fatto cielo e terra. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo. Padre di misericordia e Dio di ogni consolazione, effondi la tua benedizione su questa struttura di accoglienza, che si apre per recare assistenza e sostegno a quanti declino delle forze nel trascorrere degli anni rende problematica una serena esistenza nelle pareti domestiche. Benedici quanti sono stati promotori e collaboratori per l'attuazione di quest'opera e quanti sono impegnati perché possa corrispondere alle attese e speranze di chi sarà qui ospitato. Ispira sentimenti di generosità e aperta disponibilità a quanti, a vari livelli, saranno coinvolti per assicurare una convivenza di tipo familiare che allevi le difficoltà e procuri conforto a quanti qui potranno trovare una casa di vero riposo che aiuti non solo ad aggiungere con l'aiuto della provvidenza anni alla vita, ma a promuovere vitalità agli anni. La tua grazia soccorra tutti, perché possiamo essere solidali operatori di iniziative che concorrano a diffondere speranza e a disporci ad accettare le inevitabili precarietà della vita. La tua benedizione e la tua pace siano in questo luogo e su tutte le persone, per Cristo nostro Signore. Amen. La pace e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda sopra di noi e con noi rimanga sempre. Amen. Ecco il taglio del nastro. Ecco il taglio del nastro da parte del senatore Di Giuseppe.
concede gentilmente un'intervista. Volevamo chiedere questo, senatore Zeretti, siccome lei è stato il promotore, quindi come l'ha detto precedentemente, quindi ha seguito tutto l'iter di questa costruzione, questa meravigliosa, abbiamo avuto modo di visitarla precedentemente con il sindaco signor Tevini, una costruzione veramente bella, molto molto bella. Adesso che ha tagliato il traguardo, ci può dire solo due cosettine, una cosa bella e una cosa brutta, le difficoltà, perché adesso vediamo che sono tutte, ci sono tante cose belle, però lei evidentemente ne ha superate molte difficoltà per poter portare avanti con voce autorevole questo impegno. Quando si taglia il traguardo, magari vittoriosamente, si dimenticano tutte le angosce del passato e si guarda al futuro. Ecco. Perché le angosce ci sono state. Ci sono state, ma perché probabilmente allora non erano ancora maturi i tempi per capire che la strada da battere era questa. Oggi credo che tutti ne siano convinti, nessuno più dice che non si doveva fare, che si doveva fare in altro luogo. E tutte le polemiche che ci sono state che hanno intralciato, ma se non ci fossero state le difficoltà, con tutta probabilità, anche la soddisfazione sarebbe minore. Credo che il sindaco abbia sintetizzato molto efficacemente tutto il travaglio percorso e superato per questa casa, i sacrifici, i costi, quantunque gli anni irrilevanti, perché basta andare a fare un paragone e ci si trova in un parallelismo con l'ospedale. Il costo per ogni letto di questa casa è notevolmente inferiore a qualsiasi altro costo in qualsiasi altra parte d'Italia. Quindi oltre al primato della Casa Bella c'è anche il primato che è costata poco, a meno che sia peccato adesso spendere poco per fare le cose belle. Anzi, ecco, la mia domanda era proprio questa. Generalmente quando si fa una salita in bicicletta, con più dura è, con più ci si mette rabbia per poter arrivare in cima. C'è ancora qualcosa da fare? Sì. C'è rabbia per portarla avanti? No, c'è serenità. Ha detto il sindaco che siamo alla metà dell'opera, perché c'è un'altra metà che deve essere realizzata. Io credo che con un po' di buona volontà si possa fare, perché in fondo queste iniziative servono per tutti, non sono fatte per qualcuno, certo. Sono fatte per tutti coloro i quali hanno bisogno di questa assistenza. Un'ultima cosa che non c'entra proprio niente, però così, visto che ne ho l'occasione di poterglielo chiedere, oggi parliamo degli anziani, però ci sono anche tanti giovani avanti che aspettano una cosa, è una domanda, chissà se lei mi può rispondere, aspettano un palazzetto dello sport. Ma è una bella occasione questa per parlarne. Ma credo che non sussistano ancora le condizioni per poterlo fare, perché per fare il palazzetto non ci sono provvidenze che vengono dall'esterno. Il comune deve provvedervi da solo, non credo che il comune abbia realisticamente le risorse per poterlo fare. Allora bisognerà necessariamente aspettare quella famosa legge in favore dell'Oltrepò, che deve essere fatta, nell'ambito della quale si colloca anche questa attrezzatura che serve ai giovani. Perché io sono favorevole, infatti a Voghera probabilmente si farà e si partirà già da quest'anno, avendo trovato le risorse, ma il comune di Voghera ha un bilancio un po' più sostenuto di quello di Varzi, ma credo che su queste iniziative bisogna sempre tenere viva non solo la speranza ma la voglia di fare, perché quando si ha voglia e ci si prefigge un obiettivo, se si è perseveranti e forti, l'obiettivo si raggiunge. Grazie senatore. Prego, grazie a voi. E dopo aver sentito le impressioni del senatore Zeretti, passiamo a un illustre anziano, il signor Costantino Piazzardi, il quale si interessa già da parecchi anni della situazione degli anziani. Anche ieri è andato a Milano, dobbiamo dire l'età, perché il signor Piazzardi non è irriguardoso diglielo, cioè rivelare questo fatto, però è del classe 1905, quindi siamo nell'89, fate i vostri calcoli. Il signor Piazzardi da solo, con la sua borsa di pelle, ieri è sceso a Milano e è andato a un convegno per anziani. Un convegno proprio per la terza età. Per la terza età. Poi è stato detto anche la quarta età.
caldo di quello che può essere la casa di riposo vista con gli occhi effettivamente di un illustre anziano. Me pare completo, anzi non manca niente, questo è un po' il mio giudizio, anche se, devo dire, anche se noi quando abbiamo fatto un referendum per realizzare la casa degli anziani eravamo un po' propensi per la realizzazione dell'asilo là, per tenere la gente, l'anziano, a contatto con la vita normale della gente, degli amici e via. Quindi per noi era, abbiamo fatto un referendum, abbiamo informato 3 o 4 ministri, il risultato del referendum è andato là, e quindi però non ha avuto effetto, ecco. perché qui è dominato una regione che forse vale più di tutto. Perché qui è presso l'ospedale, allora l'anziano se ha bisogno di casa, là invece bisognava prendere. Sì, anche perché abbiamo visto che diciamo Varzi si è molto molto sviluppato verso Voghera, proprio per ragioni pratiche. Comunque la sua prima impressione è un'impressione buona. Mi pare che sia indovinatissima. Adesso ora vedremo un po' poi l'amministrazione, cioè il corpo amministrativo, come intenderà la società dell'anziano, società degli ottantenni, perché prima di 80 stanno ognuno a casa propria. Certo. Dopo gli 80 che... Sì, e mi sembra più. Una cosa molto bella, secondo me, per gli anziani. Io parlavo nei giorni scorsi con il signor sindaco e mi diceva che questa casa sarà non una casa ghetto, chiamiamo con un brutto termine, però sarà proprio una casa aperta a tutti, sì, per cui i giovani potranno venire a fare una partita a scopone con gli anziani. Secondo come sarà strutturata, organizzata la cosa, ma credo che qui l'organizzazione, se c'è una buona volontà, è una condizione di avere questa condizione, perché non basta la vostra buona volontà, perché se uno di 30 anni, 40 anni decide la vita di uno di 80, poverino, non è mica tolto lui, ma quello di 80 ha lui l'esperienza, e quindi, ma se c'è una buona volontà, però può riuscire a mantenere i contatti, cioè organizzare i contatti tra la primavera e l'inverno. Perfetto, perfettissimo. Ringraziamo molto il signor Piazzardi.